Buongiorno, mi sento in dovere di farvi un video sulla rinorragia. Alcuni di voi non la conoscono, hanno il cane con la patologia, con problemi dermatologici, di zoppia, di dimagramento. Alcuni di voi devono convivere costantemente con un problema di perdita di sangue dal naso. Perché avviene? Come si può trattare? Perché avviene? Ve lo spiego semplicemente. Praticamente il sangue è un fluido che nel caso di piccole ferite, immaginate questi tubi dove scorre il sangue, se c'è un piccolo buchino, si attiva un sistema che è il sistema della coagulazione e fa sì che questo buchino venga tappato in parte dal fatto che il sangue diventa come un dentifricio, come il gel per i capelli, in parte dal fatto che le piastrine fanno da tappo su questo gel. Nel soggetto che ha la leishmania e non solo, ci sono alcuni problemi che impediscono questa cosa. La prima è che molto spesso il soggetto che ha leishmania è anche proteinurico, cioè perde proteine con le urine. Lo sapete, fate il rapporto più CU, ci sarà un motivo. Insieme a queste proteine si perde anche un fattore che è fondamentale per stabilizzare questa trasformazione del sangue da liquido a gel. Ve la faccio semplice. Perché realmente vi dovrei dire che c'è una perdita dell'antitrombina 3 che serve a fluidificare il sangue. Ma lasciate stare, sapete che quando è proteinurico perdiamo una proteina che ci servirà a trasformare il sangue da liquido a fluido e viceversa. Quindi già viene meno un fattore. Seconda cosa, il soggetto che ha la leishmania ha anche il problema di avere parecchie perdite. Parecchie perdite di piastrine perché ha tante piccole ulcerette in giro per il corpo che le piastrine deve andare a tappare e quindi il numero totale delle piastrine è carente, quindi si ferma l'ulceretta nel naso, mancano le piastrine. C'è anche il problema che il soggetto con la malattia infettiva ha una carenza di produzione di piastrine, quindi abbiamo il sangue che ha difficoltà a diventare come il gel, la carenza di piastrine e sapete anche che molto spesso ci sono queste piccole lesioni dentro il naso che tendono a sanguinare. C'è anche una seconda problematica. Molto spesso il soggetto che ha leishmania ha anche una seconda, terza, quarta malattia infettiva sottodiagnosticata. Quando si fa diagnosi di leishmania è prassi ed è bene andare a verificare che il cane non abbia la rickettsia, l'erlichia e la babesia, perché sono malattie che si trasmettono alla stessa maniera della leishmania. Come ha potuto prendere una, ha potuto prendere l'altra. Se c'è una coinfezione, dato che anche queste malattie lavorano allo stesso identico modo, curiamo la leishmania, la rinorragia rimane, perché c'è l'altra patologia. Nella mia esperienza, la leishmania da sola non dà tutta questa rinorragia, sono rari i casi. Normalmente rinorragie così forti si associano alle altre malattie. Se abbiamo un soggetto proteinurico grave, con la rickettsia, la babesia o l'erlichia, con la leishmania, rinorragia, è un problemone. Uno perché devi curare entrambe le malattie, ma è un soggetto nefropatico. Ne stiamo aiutando un amico e abbiamo serissimi problemi perché ha un'alta azotemia e non può fare una terapia forte. Per esempio, ha iniziato la terapia per il morso della zecca con l'aminociclina e ha avuto seri problemi. È vero, durante la prima settimana di aminociclina ha interrotto l'emorragia nasale, ma non può completare il ciclo. La doxiclina non ha in alcuni ambiti la stessa forza. C'è anche una concomitanza di leishmania e quella non la riusciamo a trattare bene perché il soggetto è in insufficienza renale. C'è anche concomitante una fortissima proteinuria che mi rende il sangue impossibilitato a coagulare. Quindi come fare? Il Tranex funziona? No, nella mia esperienza no, non riesce a bloccare l'emorragia. La vitamina K è un aiuto nel favorire al ripristino di quelle sostanze che si perdono con la proteinuria. La vera soluzione è trattare il problema, cioè fare diagnosi definitiva della malattia, iniziare la terapia correttamente per la leishmania e se non passa indagare su una seconda patologia che in questo caso è il morso della zecca. Così regredisce, ma dovete trattarle entrambe perché spesso trattiamo la leishmania e lasciamo perdere le altre. Un saluto.